Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Marca Trevigiana e allora riviviamo subito assieme gli eventi più importanti degli ultimi giorni. Ora il camping Manildo è a disposizione 24 ore su 24. Lo testimonia questa foto di un nostro telespettatore scattata alle 6 di questa mattina con tre, chiamiamoli avventori, due certamente in sacco a pelo e un altro, stando alla segnalazione, con una tendina automatica probabilmente aperta male o che ha ceduto nella notte. Spettacolo certamente non edificante per chi si è trovato a passare da o verso la stazione, ma soprattutto un segnale di attenzione per l'amministrazione comunale che, secondo le opposizioni, ha decisamente sottovalutato la situazione agli ex giardinetti dello sceriffo. Segnali di insofferenza dei cittadini erano arrivati nei giorni scorsi con questi cartelli poi spariti con quello che imponeva di non calpestare e quindi bivaccare sulle aiuole. Insomma, pare che questa zona della città che va da via Roma a Porta Altini sia poco attenzionata da Cassugana, con le opposizioni che chiedono a gran voce interventi drastici e immediati. Bisogna ripristinare delle regole e soprattutto farle rispettare. E la seconda cosa che continuo a dire, e lo ripeto a gran voce, è che bisogna responsabilizzare le cooperative. Quindi devono farsi carico attraverso i mediatori culturali e anche c'erano i vigilanti dei parchi, di far sì che queste persone rispettino le nostre regole e rispettino i nostri ambienti. Diversamente sarà sempre peggio e il degrado la farà da padrone. Il Comune ha voluto assolutamente fornire una prova di forza con una ZTL che poteva benissimo essere modulata prima con magari la chiusura dalle 18 alle 6 del mattino e dopo per le 24 ore. Io ricevo molte telefonate da persone che non sanno ancora nulla di come sia il ZTL, hanno paura, chiedono di permessi, chiedono di altro, molte persone sono anziane e hanno paura. È un incentivo a combattere la mia pigrizia. Si va meglio a piedi, si va meglio in bicicletta se vogliamo, quindi non c'è problema per i varchi. Il problema è che manca un serio servizio pubblico che renda i cittadini autonomi senza bisogno di portarsi la macchina appresso. È giusto bloccare ogni tanto i flussi. Basta seguire le regole, non è un problema. A Treviso non mancano i parcheggi o non mancano i passaggi per arrivare dove si vuole. Un po' complicato. Diciamo che raggiungere il centro anche con il discorso di 30, del limite di 30 all'ora e quant'altro diventa sempre più complicato. La spesa la faccio in qualche altra parte. Basta che non chiudono tutto completamente, insomma comunque con questi varchi qua per il momento si va anche bene. La gente si stanca, la gente vuole prima avere i parcheggi, dopo avere le ZTL. Non è difficile da capire, ma se il comune non lo capisce è un problema loro, non nostro. Noi che abbiamo le attività commerciali ci guardiamo. Ci giriamo le mani e ci guardiamo intorno e ringraziamo il comune. Hanno approfittato dell'assenza dei padroni di casa e del fatto che la zona fosse deserta, visto che molti residenti si trovano in ferie, per entrare in azione indisturbati. I ladri hanno colpito la sera di Ferragosto in via San Pelaio a Treviso in un'abitazione di una coppia di anziani usciti poco dopo le 20 per recarsi a cena dalla figlia. Quando verso mezzanotte hanno fatto rientro a casa, l'amara sorpresa e lo shock. La casa completamente sottosopra, le stanze messe a soqquadro dai malviventi che dopo aver forzato un balcone hanno rotto i doppi vetri, uno di questi anche antisfondamento, probabilmente utilizzando un piede di porco. Una volta dentro hanno passato a setaccio ogni stanza, portando via tutta la bigiotteria, alcuni vecchi cellulari e qualche gioiello come gli orecchini, un anello e due braccialetti della moglie. Ma la cosa che più ha ferito i proprietari è che nell'area furtiva sia finita anche la fede di matrimonio del marito. I ladri non hanno invece toccato né il libretto d'assegni né le carte di credito. Visto il bottino, si suppone che possa trattarsi di sbandati e non di professionisti. I coniugi non hanno potuto far altro che avvertire i carabinieri e rimettere in ordine la casa, ma quanto accaduto, l'essere stati violati nell'intimità della propria abitazione, è una ferita che a fatica potrà rimarginarsi. È un simbolo storico proprio di Carbonera, che ormai stanno levando tutte le cose che c'erano da Carbonera praticamente. Questa è l'ultima roba che hanno levato. Della storica fontanella di Carbonera, datata 1904, non restano che alcune foto che due anni fa, quando il sindaco decise di toglierla, il signor Rosada scattò come ricordo. La vecchia fontana storica di Carbonera, dove noi ragazzini, anche quando finivamo la partita di calcio,
stavamo di qua, ci rinfrescavamo sull'acqua bella fresca. Al suo posto questo tombino in cemento, mentre la fontana... La fontana in teoria dovrebbe essere ancora il magazzino comunale. Il signor Rosada nel 2015 scrisse una lettera alla quale il primo cittadino rispose spiegando le motivazioni che lo avevano spinto a togliere la fontana da oltre un secolo posizionata tra il fiume Melma e Rio Rul. A me aveva detto che praticamente doveva pagare l'acqua, come mettere come contatore per lo spreco d'acqua, però non vedo il motivo perché ne ha messo una di là che butta a getto continuo lo stesso. In quell'occasione il sindaco spiegò anche quale sarebbe potuta essere la nuova destinazione della fontana. Lui ci aveva risposto che appunto doveva vedere se metterla magari in mostra come museo dentro il comune, che a me non è che andasse tanto, sarebbe bene il suo posto, però non ho avuto più risposta, passati 2 anni e purtroppo notizie non ce ne sono. Hanno approfittato dell'assenza dei padroni di casa e del fatto che la zona fosse deserta, visto che molti residenti si trovano in ferie, per entrare in azione indisturbati. I ladri hanno colpito la sera di Ferragosto in via San Pelaio, a Treviso, in un'abitazione di una coppia di anziani, usciti poco dopo le 20 per recarsi a cena dalla figlia. Quando verso mezzanotte hanno fatto rientro a casa, l'amara sorpresa e lo shock. La casa completamente sottosopra, le stanze messe a soqquadro dai malviventi che dopo aver forzato un balcone hanno rotto i doppi vetri, uno di questi anche antisfondamento, probabilmente utilizzando un piede di porco. Una volta dentro hanno passato a settaccio ogni stanza, portando via tutta la bigiotteria, alcuni vecchi cellulari e qualche gioiello come gli orecchini, un anello e 2 braccialetti della moglie. Ma la cosa che più ha ferito i proprietari è che nell'area furtiva sia finita anche la fede di matrimonio del marito. I ladri non hanno invece toccato né il libretto d'assegni né le carte di credito. Visto il bottino, si suppone che possa trattarsi di sbandati e non di professionisti. I coniugi non hanno potuto far altro che avvertire i carabinieri e rimettere in ordine la casa, ma quanto accaduto, l'essere stati violati nell'intimità della propria abitazione, è una ferita che a fatica potrà rimarginarsi. Un incontro positivo, così Mario Cappellotto, sindaco di Gaiarine, definisce il faccia a faccia avuto con il prefetto vicario. Insieme a lui anche Emiliano Piovesana, l'imprenditore che aveva lanciato la provocazione del boicottaggio delle offerte in chiesa contro un determinato tipo d'accoglienza. E il summit in prefettura sembra aver dato i suoi frutti. Ci ha anche consigliato come amministrazione di aprire lo SPRAE in modo da fare un progetto, in modo da poter inserire, qualora ci verranno assegnati, dei nuclei familiari che sicuramente creeranno meno impatto sulla nostra cittadinanza. Una soluzione che convince anche Piovesana. Qualora il sindaco prepari questo PRAR, su quella casa là potrebbe essere la prima casa dove mettere dentro la famiglia che arriverà qui, quindi tutto viene ad essere come volevamo noi. Il sindaco annuncia che incontrerà i suoi concittadini per discutere insieme su quale possa essere la collocazione giusta per eventuali migranti in arrivo a Francenigo. Se vengono delle persone, delle famiglie, penso che troveremo anche la cittadinanza d'accordo. Dall'incontro in prefettura sono poi arrivate altre rassicurazioni. Il viceprefetto ci ha assicurato che non ha mai ricevuto nessuna richiesta da parte di chiunque per mettere delle persone su quella casa. Non ne possiamo più perché non si dorme, non si riposa. Esasperati, ad Osson non ne possono più i residenti nelle palazzine dell'esercito che confinano con la caserma Serena. Con l'estate la convivenza con le centinaia di migranti ospitati nella struttura è diventata sempre più difficile, soprattutto per i rumori. Schiamazzi e canti all'alba, musica ad alto volume nel cuore della notte rendono impossibile riposare. Hanno cominciato col Ramadan a tenere da mattina a sera le musiche arabe, le musiche africane, dalla mattina alla sera, le urla, le baruffe e il tantam. Essendo in tanti, loro giocano, urlano, parlano, suonano i tamburi, 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 musica, musica. Che mio figlio è venuto a casa 3 giorni a Ferragosto, lui abita a Milano e non ne poteva più. E così il giorno di Ferragosto, dopo l'ennesima notte in bianco, i residenti hanno scritto al sindaco Miriam Giuriati, che si è fatta portavoce della protesta con la prefettura e la cooperativa che gestisce l'accoglienza della caserma. L'idea dell'amministrazione è quella di fare installare
installare delle barriere fonoassorbenti tra il muro della Serena e le case. La questione sarà affrontata nel dettaglio la prossima settimana. E dalla Marca Trevigiana per oggi è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, ovviamente su Rete Veneta.